ha cominciato naturalmente nella Buise, poi è passato al Canevo, alla Pivanese, al Cycling Friuli. 4 anni fa l'hanno voluto i professionisti, correva nell'Androne giocato di 2 anni, dall'anno scorso è in forza la Canon, una delle più grandi squadre di livello internazionale. Ha già corso un Tour de France, si appresta a correre un altro, ha partecipato alle Milano Sanremo, un anno fa ha colto anche al Giro del Criterium del Delfinato la sua prima vittoria da professionista e, come ha ricordato in precedenza, è l'unico corridore professionista che oggi vanta la provincia di Udine. 3 in tutto il Friuli Venezia Giulia, aggiungendo Enrico Gasparotto che è di San Giovanni di Casarsa e il pordenonese Davide Cimolaico. Questi sono, come ha detto, ha avuto una lunga preparazione, poi tra i professionisti si sale per meriti, non per raccomandazioni, che non ti tengono. E appunto lui ha approdato adesso in questa grande squadra che è la Cannondale. Ma ecco, la cosa che mi incuriosisce, che adesso glielo chiedo, è questo calarsi nel mondo professionistico. Io ho un ricordo di un ragazzo precedente a De Marchi, che è Flavio Milan, come lui di Buia, il quale arrivò fra i professionisti, e dove non ebbe una bella esperienza, andò al Giro d'Italia e arrivò addirittura, se non guarderà, fuori tempo massimo la prima tappa sull'isola d'Elba, fra l'altro. Quindi, però lui mi aveva detto una cosa: mamma mia quanto corrono. Ecco, lui che era un giovanotto che fra i dilettanti era stato anche campione italiano allievo, dico bene Alessandro, ecco, andava forte, l'aveva impressionato questo passaggio fra i professionisti, che è un'altra cosa, è un po' come nel calcio salire in Serie A. Ecco, e allora tu che sei passato dal Cycling Friuli di Roberto Bressano ai professionisti, hai avvertito questa enorme differenza rispetto alla precedente esperienza che avevi fatto? Buonasera innanzitutto. La differenza è ovvio che l'ho sentita, perché lo scalino c'è ed è giusto che ci sia. La categoria dilettanti è una categoria in cui diciamo, bisogna iniziare a fare le cose seriamente, però ci deve essere un pizzico di quel gioco che sta alla base, alla fine dello sport. E quindi io ho avuto la fortuna di fare un percorso fin da piccolo molto diciamo leggero, perché anch'io ho iniziato giovanissimo, quindi all'età di 8 anni, però il mio percorso è stato molto così tranquillo e basato sullo stare insieme, sul giocare così, e quindi partecipare alle gare con l'associazione del paese inizialmente. Poi piano piano le cose sono diventate un po' più serie, però lo sono diventate probabilmente molto più tardi rispetto a qualche mio coetaneo, qualche mio collega di quel tempo, che nel momento in cui forse bisognava iniziare a fare davvero le cose così con più serietà, si è trovato con magari meno voglia, meno entusiasmo, con meno passione per andare in bicicletta. E quindi diciamo sono arrivato con l'energia, la voglia di fare forse nel momento giusto. Le cose mi sono andate diciamo bene, perché non è stato comunque un percorso facile, e poi magicamente forse mi sono trovato più a mio agio in questa categoria che nella precedente. Quindi adesso sono appunto al quarto anno, ma i primi 3 anni sono stati molto, molto positivi. Forse sono più adatto a questo tipo di categoria che quello che c'era prima. De Marchi, per chi non lo conosce, non si intende di ciclismo, un corridore molto spettacolare, non ama stare nascosto dietro agli altri. Quando corre in genere va sempre, è stato protagonista di fughe lunghissime, spesso conclusi in modo sfortunato. Chi ha visto l'ultimo campionato italiano professionisti su strada l'ha visto nel finale battersi con altri due in maniera molto gagliarda. Ha un piccolo rimpianto di non partecipare al Giro d'Italia, perché la sua società ha scelto altrimenti, perché il Giro passava anche davanti a casa sua, dove in questi giorni sta allenandosi, perché lui quando vuole allenarsi in tranquillità viene sempre nel buon ritiro, che è quello della casa dei genitori. E
si prepara al Tour de France, una corsa che lo esalta molto e personalmente ritengo sia il massimo per un corridore partecipare al Tour de France senza nulla togliere al Giro d'Italia che arriverà a fine mese, ecco, in Friuli. Ecco, raccontaci un po' il clima che c'è in questa, quella che chiamano i francesi la Grande Boucle. Ma come dici tu, è la gara più importante al mondo e lo è per tanti motivi. Io l'anno scorso ho debuttato sulle strade francesi a luglio e devo dire che sì, è come entrare in un grande circo, perché adesso quando si parla di tour bisogna parlare di tante cose che vanno oltre la semplice tappa, i semplici 200 km da percorrere ogni giorno, perché quello che c'è prima, quello che c'è durante, quello che c'è dopo è tantissimo, quindi il pubblico è qualcosa di completamente diverso. Io ho corso in tanti posti nel mondo e non ho mai trovato un attaccamento come quello che c'è in terra francese, nel senso che in Francia essere un corridore è una fortuna, perché sei ben visto, sei quasi è un titolo di merito, sei agevolato in tutto, nel senso che la gente quando capisce che sei un ciclista, a maggior ragione se fai il Tour de France, ti amano proprio. E questa cosa dà a tutta la gara, a tutti i 22 giorni di corsa, un valore aggiunto, perché per un ciclista sentirsi così amato significa anche dare quel qualcosina in più nella tappa, nella gara, e il risultato è che il livello è ancora più alto. Amplifica tutto, quindi amplifica la velocità, amplifica le salite e tutto il resto. A giugno, 15 giugno, 9 giugno mi pare, no? Alessandro De Marchi ha vinto la prima corsa da professionista, insomma, come non so cosa, ma è una cosa importante, riuscire a vincere al criterio del definato, dato con un bel arrivo solitario, a braccia alzate, ma però prima aveva mancato per poco, con grandi fughe, anche a Milano-Sanremo, che insomma qualcosa significa nel ciclismo a Milano-Sanremo. L'emozione di questa prima vittoria e la delusione per qualcosa che ti era scappato prima, che forse pensavi di avere già portato di mano. No, devo premettere che quando sono passato professionista una delle cose più importanti che mi hanno insegnato è stata quella di capire, come diceva lei, fin dove si può arrivare nel ciclismo e lo sport in generale è una cosa molto importante, perché per rimanere nel giro bisogna sapere qual è il proprio posto, ecco. Quindi io appena passato ho, diciamo, piano piano capito che il mio ruolo principale deve essere quello di, come avevo detto prima, di lavorare in supporto di qualcuno, essere il cosiddetto gregario. Questo non significa che ci possano essere così delle belle giornate come è capitato l'anno scorso, quindi probabilmente per uno come me quel giorno lì rappresenta molto di più di quello che potrebbe rappresentare per un campione che vince quasi quotidianamente. E per me rimane un punto d'arrivo, diciamo, importante, perché così rappresenta la vittoria anche per tutte le altre, diciamo, fughe in cui le cose non sono andate bene. Era tanto che l'aspettavo, ma è arrivata, diciamo, in un giorno che non mi aspettavo assolutamente di raggiungere un obiettivo, un risultato del genere. Quindi tutte queste cose qua le danno un significato così importante. Io a casa non ho tante, a casa mia, dove vivo adesso, non ho tante foto di me così da ciclista. Non mi piace tanto avere così un mausoleo a casa, però l'unica foto che ho è esattamente è solo quella di perché così è uno step che ho raggiunto e che
che mi ha dato una grande soddisfazione. Ecco, gregario non è uno sminuire un atleta, perché siccome siamo in Friuli, ricordiamo Dino Granzotto, se lo ricorda, gli altri sono tutti più giovani, che Coppi e Batta gli hanno avuto due grandi gregari friulani. Coppi aveva Oreste Conte da Toreano di Martignaco, che vinse a Udine anche una tappa del giro del 48, e Batta aveva Egidio Ferruglio, che era di Filetto Umberto. Quindi i gregari sono una grande cosa del ciclismo. Oltretutto poi adesso sono cambiate anche le strategie, ci sono i luogotenenti, eccetera. E quello che mi fa di capire di Alessandro De Marchi, senza essere un tecnico di ciclismo, è che sia un corridore in evoluzione. Lo ha ricordato anche lui prima, dicendo che i primi 3 anni sono stati così e adesso le cose stanno andando meglio. Ecco, 28 anni di età, 4 stagioni, stai vivendo la 4ª stagione da professionista. Tamara Versolato ha detto che aveva capito i suoi limiti, e tu sei arrivato a capire se hai ancora dei limiti molto in là? Ma sicuramente ho capito che, come dicevo prima, il mio ruolo principale è quello di lavorare in supporto di qualcuno, di qualche capitano, però sono anche consapevole che questa è una condizione attuale, non la toglie che con l'andare degli anni, del lavoro, le cose possono cambiare. Sicuramente è importante riuscire, a essere onesti con se stessi e a capire se si può fare, se si deve stare un pochino più indietro o se si può comunque puntare a qualcosa di più importante. Di sicuro la cosa che più mi interessa è riuscire a fare questo lavoro per il più tempo possibile. Di conseguenza magari ci si può anche, tra virgolette, accontentare di essere, di avere un certo tipo di ruolo, però sono consapevole che in questo momento è così. Non è detto che fra 2, 3, 4 anni la cosa può cambiare. Alla fine i chilometri sulle gambe qualcosa faranno. Però è evidente la tua crescita, perché con le difficoltà che anche attraversa sotto l'aspetto economico il professionismo, con molte squadre che hanno chiuso, tanti disoccupati, tanto per rimanere in tema, il fatto che tu sia passato da una squadra, per l'amor di Dio, decentissima, a questi qui che sono come lui, Uber, Mila, che è nel pallone, vuol dire che questi hanno capito che sei un talento, non è che ti hanno preso per farti un favore. Quindi io credo che questa tua crescita vada seguita, perché penso che possa fare ancora molto. Cicliste e ciclisti, voi vivete due vite nettamente divise, oppure c'è talvolta l'incrocio per ragioni naturalmente di carattere sportivo? Ma assolutamente sì, io mi alleno quotidianamente, comunque molto spesso con il Cecchini. Sulla strada alla fine si vive, allo stesso modo, poi ovvio ci sono delle differenze naturali che non si possono così infrangere, però ad esempio pensando a quello che vedo fare ad Elena, nell'impegno, nel lavoro, non c'è assolutamente differenza con quello che facciamo noi, anzi forse nel mondo femminile adesso, io non so com'era una volta, ma penso che probabilmente era così, nel ciclismo femminile le cose adesso non sono così semplici, bisogna davvero avere una grande passione e una grande determinazione, perché se per noi è un po' più semplice emergere, per una ragazza, per una donna, riuscire ad arrivare a fare del ciclismo una ragione di vita, un lavoro, è molto difficile. Io penso che i sacrifici che fanno certe ragazze, certi miei colleghi, se li sognano assolutamente.